i medici, qua ci sono gli ospedali, ci sono più guardie mediche, c'è il 118 e comunque è più coperto. Spingerò i miei cittadini a non andare a votare. È indignante aver sentito a Troina l'assessore Razza dire: non possiamo farci nulla, non abbiamo medici, li cerchino, invertano la politica, liberalizzano l'università, gli accessi e abbiamo i medici. È indignante sentirsi dire a Cesarò non ci vuole venire nessuno. I cittadini di Cesarò hanno gli stessi diritti dei cittadini messinesi. Al che io ho detto: date a noi i medici, qua ci sono gli ospedali, ci sono più guardie mediche, c'è il 118 e comunque è più coperto. Per un cesarese significa decretarne la morte. E questo io sulla coscienza non me lo porto, io poso la fascia, la depongo. Sono circa 2 anni che non abbiamo assistenza medica. Medico di base uno solo e quando c'è perché l'altro è andato in pensione. Il pediatra a Cesarò e San Teodoro su 2 comunità più di 2 anni. Più di 2 anni, il pediatra, i nostri figli, i nostri bambini. Perché non ci sono i numeri. E adesso non ci danno udienza, non ci ricevono perché stiamo cercando i nostri diritti. Il 25 settembre si avvicina. Da 2 anni manca il pediatra nei nostri 2 paesini. I nostri bambini non sono invisibili, respirano come tutti gli altri e hanno bisogno della loro assistenza, perché tutto quello che stanno facendo non solo è incostituzionale, ma è proprio un illecito grave, perché i nostri bambini hanno diritto alle cure. Da 2 anni non hanno un pediatra. E aspettiamo solamente promesse, promesse da chiunque, ma è da 2 anni che non si vede nessuno. Adesso siamo stanchi e siamo qui per dire basta, non ci prende più in giro nessuno.